Allora buongiorno a tutti, io non entrerò in merito né sul codice antimafia di cui lavoreremo oggi, le mafie al nord, sarà frutto un po' del nostro impegno, del nostro lavoro. Noi avevamo promosso un seminario di lavoro per 200 persone nella Certosa di Avigliana, poi per i referenti di Libera, per un gruppo di magistrati, di operatori, in modo molto attento e di grande professionalità, di grande spessore. Poi abbiamo ricevuto oltre 800 richieste. Abbiamo dovuto contenerle a 500, facendo già delle forzature, segno di una grande voglia e di una grande passione. Abbiamo permesso questo ai referenti di Libera, a tutte quelle realtà con le quali noi costruiamo e camminiamo insieme, a gruppi di magistrati, di giornalisti, del mondo dell'informazione, operatori, alle varie categorie professionali che sono qui rappresentate, agli organi delle forze di polizia, cui va sempre la nostra stima e il nostro grande affetto, ai familiari delle vittime di mafia che sono qui rappresentati tanti, con le loro fatiche, le loro speranze, e quindi abbiamo potuto limitare evidentemente quel 200 da 500 persone. Volevamo fare una cosa più ristretta di studio, ecco perché è importante che i gruppi di lavoro ci siano lo stesso, non ci si perda sui massimi sistemi della concretezza dell'operatività, e cerchiamo, benché questa è la sede, di poter lavorare bene, creando anche le condizioni tra di noi. Io mi limiterò a porci alcune domande di fondo con alcune sottolineature. La prima può sembrare scontata, ma questo interrogativo deve avere una risposta che voi avete ben presente e l'avete nella vostra coscienza. L'interrogativo è questo, perché tutti dicono di lottare contro le mafie, l'illegalità, la corruzione, l'evasione, il riciclaggio. Tutti dicono di fare questo. Tutti dicono di fare questo a parole. Perché a parole l'impegno, c'è l'impegno per sconfiggere, sembra la priorità assoluta nel paese, nelle grandi dichiarazioni? Perché? Perché questi interrogativi? Ma questi interrogativi dall'altra parte, in realtà si promuovono leggi che indeboliscono gli strumenti di indagine, che depotenziano il controllo di quei reati che delle mafie sono l'anticamera a partire dalla corruzione. Allora, perché a questi interrogativi voi li conoscete bene? Che in realtà si continua a tagliare sulle politiche sociali, sull'istruzione, sulle opportunità di lavoro, sul lavoro, eccetera, eccetera. Il perché molti non fanno quello che devono fare, perché non tutti lottano contro le mafie, contro l'illegalità, contro la corruzione, contro il riciclaggio, contro l'evasione. A parole tutti, nei fatti non è così. E allora questo è il grande interrogativo che ci trasciniamo dietro, al di là a volte della retorica, dell'enfasi, ma anche non dimentichiamo degli ottimi risultati del lavoro di magistrati, forze di polizia, non dico tutti, però quanti generosamente si impegnano, nonostante con degli strumenti a volte insufficienti, con quel grido forte nel chiedere maggiori garanzie per il loro percorso, delle leggi adeguate, eccetera. La seconda considerazione che mi sembra importante fare come binario della nostra riflessione, un dato che voi avete davanti agli occhi tutti e che me lo insegnate, è il dato che più debole è la democrazia in un paese, più forti sono le mafie. E oggi la democrazia nel nostro paese, che piace o non piace a qualcuno,
è molto pallida, è molto debole. E c'è un problema che non voglio semplificare, ma voglio solo sottolineare della moralità pubblica, di questa illegalità diffusa, della corruzione, eccetera, eccetera. Sono forti perché la politica è debole ed è molto autoreferenziale. La terza considerazione rispetto alla democrazia, la chiamo pallida, debole. Lasciatemi dire tra virgolette, ma lasciatemelo dire, che il vero regime oggi è quello che nasce dall'anestesia delle coscienze, dalla caduta del senso etico e critico. C'è un'anestesia delle coscienze. C'è bisogno di una grande sfida culturale e non di una deriva culturale. È la cultura che dà la sveglia delle coscienze, ma è la cultura che dà anche maggiori strumenti per essere persone più dignitose e più libere. E la cultura dà anche il termometro dello stato di salute della democrazia in un paese. Cinismo, rassegnazione, indifferenza, oggi smarrimento, fatica anche, albergano in troppi contesti e in troppe realtà. E il quarto passaggio. Anche noi siamo chiamati a liberare le nostre speranze. Le nostre speranze devono essere liberate dai vincoli a volte di un sapere di seconda mano, superficiale. Voi siete nella sede di un mensile che qui è nato, una fabbrica che era distrutta, che lentamente giorno per giorno l'abbiamo costruita come una sede, ma tutte le attività del gruppo che ha 45 anni sono sparse in giro, evidentemente, questa è solo una sede. Ma questa è la sede di narcomafia, nata dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ma oggi qui, nel dire liberare le nostre speranze, nei vincoli di un sapere a volte di seconda mano, per sentito dire, dai vincoli dell'ignoranza, della superficialità, che rischia di prendere anche molti di noi, qualcuno che dà tutto per scontato, perché ha studiato per un po' di anni, datti da fare, aggiornati. Un pensiero caro per me, e credo per tutti voi, è a Libera Informazione, perché in tutti questi anni è sempre stato presente anche nei momenti di grande malattia, trascinandosi, Roberto Morioni. A lui, alle sue figlie, a sua moglie Mara, un pensiero in questo momento, il cui ricordo continua ad accompagnarci, a stimolarci nell'impegno quotidiano. È stato Roberto Morione, nel mondo dell'informazione, un maestro di libertà, di volontà e di coerenza. Non è retorico dire che è stato il suo un lavoro vissuto con passione umana e civile, orientato alla ricerca della verità, alla costruzione della consapevolezza e alla diffusione della responsabilità. Ma per noi di Libera altre due persone ci sono care, certamente tutti. Il nostro pensiero è vicino ai volti e alle storie di tutti i familiari delle vittime. Ma io voglio ricordare Marilu, una professoressa di Catania, che è stata veramente uno dei grandi riferimenti nei progetti della scuola in quel territorio, con Dario Montana, con gli amici di Libera, di Catania. La nostra Marilu se n'è andata, un cancro l'ha portata via, come un infarto ha portato via nella notte Wanda Spoto, sindacalista, uomo della CGL, donna della CGL,
impegnata, punto di riferimento del casertano per molti e molti di noi. Allora il nostro pensiero va anche a loro, che hanno contribuito proprio a liberare le nostre speranze col loro lavoro, da quei vincoli a volte di superficialità, di mancanza di profondità, e ci ricordano come la sfida culturale diventa importante e fondamentale. Un quinto passaggio è che certamente il nostro impegno deve essere sociale e culturale. La sfida di Libera porta il suo contributo, e mi auguro sempre con grande rispetto e con grande umiltà. Poi, come tutte le grandi realtà, ci sono dei limiti, delle fragilità, ma questa è la barra sulla quale si deve impegnarci, e sempre di più. Il nostro impegno deve essere culturale anche, per portare un contributo nei vari territori a ricostruire legami sociali e relazionali, a riempire di vita una società segnata oggi più che mai da fragilità e da solitudine. Qui al gruppo lavora la nuora di un uomo, a noi caro, a Torino, non solo a Torino, Primo Levi. E proprio Primo Levi, se questo è un uomo, ci regalò un passaggio tra i tanti da riflettere che mi permetto di consegnarvi proprio per aiutarci a non dimenticare, legare memoria e impegno, dove quando lui scrisse, parlò, gridò con forza i due volti dell'ingiustizia. Primo Levi ci ha insegnato che i due volti dell'ingiustizia, uno è l'assenza di diritti, e lui per primo ci parlò con chiarezza della zona grigia. Quella zona grigia, che è la zona che è al confine tra la giustizia e l'ingiustizia, tra la legalità e l'illegalità. Noi dobbiamo sentire forte, e anche chi è già impegnato deve sentirlo ancora di più in questo momento, la lotta alle tante zone grigie presenti nel nostro paese, in quest'area di confine. Questa illegalità diffusa, questa è la malattia degenerativa della democrazia del nostro paese. Ho detto democrazia perché di questo noi dobbiamo avere ben presente, pur parlando dei vari specifici che ci portano qui, per portare la nostra lettura, il nostro contributo, le criticità ma anche le proposte. La chiarezza della ricerca della verità, costi quel che costi, ma sempre con grande forza e con grande rispetto, sapendo cogliere le positività e denunciando quei vuoti. Sì, di democrazia, perché voi mi insegnate che la democrazia si fonda su due doni. E quali sono i due doni della democrazia? Uno è la giustizia e l'altro è la dignità. Sono doni impegnativi perché toccano la vita di tutti. Ma la democrazia non potrà mai stare in piedi, mai stare in piedi la democrazia senza l'impegno e la responsabilità di tutti. Ecco allora che noi siamo chiamati a questo morso del più, portare di più la nostra responsabilità, con forza, con umiltà, in quell'insieme, cogliendo le positività che ognuno di noi, di cui ognuno di noi è portatore. Responsabilità vuol dire, nel valore etimologico, rispondere. Responsabile è chi risponde. Allora non è stonato dire che la spina dorsale della democrazia è la responsabilità, e la spina dorsale della Costituzione resta la responsabilità. Anche per dire che la vera forza oggi delle mafie, voi me lo insegnate, sta fuori dalle mafie, sta in quel sistema di omertà, di complicità diffuse, di corruzione
che ritroviamo in ogni zona d'Italia e che ha bisogno della nostra presenza, di una nostra responsabilità, di un nostro impegno. Voi mi insegnate che le radici del crimine stanno nei vuoti etici e sociali, nel bacino di connivenze, di complicità, nell'indifferenza, nella delega, nella rassegnazione e anche nelle paure. Certo, non aiuta l'illegalità diffusa che rafforza una mentalità favorevole alle logiche mafiose. Ma noi siamo qui, chiamati ad essere dalla parte di chi cerca e di chi aiuta a trovare verità, guardandoci dentro innanzitutto nelle nostre responsabilità, guardando se siamo noi primi nei nostri comportamenti, nei nostri linguaggi, nella nostra azione, persone vere e coerenti. La dimensione etica la andiamo a chiedere noi stessi, soprattutto, innanzitutto. Siamo qui chiamati ad essere dalla parte di chi cerca verità e portare il nostro contributo per costruire giustizia. E il mondo di chi non si lascia piegare dalle difficoltà, il mondo di chi cerca di essere libero e leale. Siamo qui perché vogliamo continuare a portare il nostro contributo, ognuno con la propria personalità, professionalità, impegno, per alimentare la speranza e la vita dentro questa nostra società oggi. L'Italia è un paese unito, ma disuguale. Lo dico con profonda amarezza, ma l'analisi le conoscete meglio di voi. La forza di Libera è attraverso l'Italia. Quando dico Libera, dico tante altre associazioni, tante altre realtà a cui noi rispetto e questa voglia di costruire insieme. Sono le disuguaglianze a creare divisioni. Sulle disuguaglianze ingrassano l'illegalità, l'ingiustizia, le mafie, la corruzione. Ma guarda caso, la Costituzione italiana non parla di nord e di sud, ma parla di un paese saldato e rafforzato dai diritti e dai doveri. Il federalismo non può mai significare egoismo e irresponsabilità, ma venga nella misura in cui non dimentica questo e costruisca dei percorsi che uniscono di più, che danno maggiore forza, speranza e dignità. E l'ultimo aspetto, questa mattina con l'Unione Camere, con l'Infocamere, con cui si è creato un grande rapporto nel Paese, con dei progetti concreti, dei percorsi concreti. Oggi in questa regione quel protocollo di impegni reciproci che è stato sottoscritto ci ricorda altri protocolli di legalità e non solo, con altri organismi con cui cerchiamo di graffiare la realtà in questa ricerca di giustizia di maggiore corresponsabilità e di impegno. Allora, in questo senso, l'abbiamo fatto anche con diverse categorie professionali, ordini professionali. Ma lasciatemi dire, il pericolo di questi protocolli, se non c'è poi la traduzione dalla carta alla carne, alla vita, alla concretezza, è quello che stiamo cercando di fare e di fare meglio insieme. Ma non è solo l'etica delle professioni che viene richiamata con quella dimensione della legalità con forza. Ma noi vogliamo affermare qui insieme, quindi, non solo etica nelle professioni, ma etica come professione di tutti. Tutti senza eccezioni dovremmo diventare dei professionisti, scusate la parola, ma voi ne capite il senso dell'etica, cioè mettere le nostre migliori capacità, conoscenze e competenze al servizio di un rinnovamento etico, culturale, sociale dei contesti in cui viviamo, tanto nella vita privata come in quella lavorativa e pubblica.
Sì, in questo senso, professionisti dell'etica, perché vuol dire mettere queste nostre capacità al servizio di questo rinnovamento etico. Le professioni, tante, con cui abbiamo firmato dei protocolli di legalità, del modo di lavorare insieme, nella reciprocità. E voi mi insegnate che professione deriva dal verbo professare, che in latino significa confessare pubblicamente. E quindi vuol dire anche un po' insegnare. Ma vuol dire anche per noi qui, assumere l'etica come professione, tra virgolette, significa allora manifestarla pubblicamente, renderla visibile in ogni nostro comportamento, impegnarla, educandoci a vicenda. E questo educarci a vicenda, e questa umiltà, e questa voglia di conoscenza, e questo bisogno di profondità, e questo bisogno di una responsabilità come rispondere, questa corresponsabilità, e questo nostro grande impegno che ci porta qui a lavorare un po' ammucchiati, ma a lavorare per portare un nostro contributo al nostro paese, a cogliere le deficienze, i vuoti, le criticità, ma anche portare la nostra zampata di proposta che parte proprio da quella quotidianità che deve essere fatta sempre di concretezza, di coerenza, di continuità. Sì, la speranza. Ho detto questa mattina, firmando il protocollo con gli amici, lo ripeto a nome di Libera, siamo qui insieme, la speranza o è di tutti o non è speranza. Sono emozionato, perché le emozioni fanno parte un po' della nostra vita. E ci vuole un po' di emozione e di passione oggi più che mai. Avere al mio fianco Virginio Rognoni, che ci ha sempre accompagnato, sempre, firmatario con Pio La Torre di quella prima legge dell'82, che Pio La Torre non vide, dove si parla dei reati di stampo mafioso e l'intuizione della confisca. Rognoni è qui con noi, con la sua esperienza, la sua passione, la sua generosità. È Franco La Torre, figlio di Pio La Torre. Pio La Torre non vide la sua legge, il suo sogno che avevano condiviso. Fu ucciso 4 mesi prima. Noi quel testimone l'abbiamo preso. Quel sogno lo sentiamo dentro di noi. E non è possibile che il 50% dei beni confiscati in Italia siano sotto ipoteca bancaria. Non è possibile. La politica deve trovare delle soluzioni. Le trovino chi vogliono, non è la mia competenza, non saprei dire. So solo che devono essere tutte restituite alla collettività, alla gente, per diventare, dove possibile, opportunità di lavoro, di dignità e di libertà e di speranza per tutti. A loro la parola. A voi la gratitudine di sentire forte dentro di noi, dentro di voi, la consapevolezza che questi 2 giorni sono di impegno, di lavoro, di ascolto reciproco, per portare un nostro contributo. Come noi consegneremo nei prossimi giorni al Presidente della Repubblica 1.200.000 cartoline con cui chiediamo quello che l'Europa ci chiede dal 1999, che tutta una serie di meccanismi vengono messi, il codice penale, come reato contro la corruzione. L'Italia non lo sta facendo dal 1999. Abbiamo raccolto 1.200.000 firme, che nei prossimi giorni, abbiamo già parlato con il Quirinale, consegneremo al Capo dello Stato. È un segno di cittadini che dal basso. Ne avremmo potuto raccogliere altre migliaia, a un certo punto uno stoppa. Sono piccoli segni. Chiediamo solo ciò che è giusto. Ciò che è giusto. Per dare dignità e libertà a tutti.
perché la democrazia del nostro paese non sia più parte. Grazie.